oggi le più grandi responsabilità se le sta assumendo il Movimento 5 Stelle, sia politiche ma anche istituzionali. In tutta la storia della Seconda Repubblica un mandato esplorativo non era mai andato a buon fine e il primo è quello di Roberto Fico, che oggi ha portato a casa al Quirinale con un esito positivo, che è un esito legato ad un dialogo che c'è stato in questi giorni tra noi e Roberto e i rappresentanti del Partito Democratico. Qui per 50 giorni, il Movimento 5 Stelle ha, tra virgolette, ma neanche tanto tra virgolette, corteggiato la Lega di Matteo Salvini. Ci abbiamo provato in tutti i modi, gli abbiamo fatto capire che poteva finalmente mettere mano ai grandi problemi di questo paese. Ovviamente questa situazione ci ha fatto perdere tanto tempo e ha fatto perdere tanto tempo al paese. Quando le persone ti vogliono far perdere tempo così è perché una cosa non la vogliono fare. Ci sono forze politiche alternative in Parlamento, queste forze politiche firmano un contratto su determinati temi. Se questo contratto è soddisfacente, i nostri iscritti vorrà dire che lo approveranno. Se non sarà soddisfacente, perché evidentemente il gioco non vale la candela, i nostri iscritti lo bocceranno e vorrà dire che ce ne torneremo a votare. Ora, grazie al mandato di Roberto e grazie a questi segnali che sono arrivati adesso, forse tra una settimana inizierà un percorso per sedersi al tavolo e iniziare a capire quali possono essere i punti di convergenza tra due forze politiche. Non esiste lo scenario dell'opposizione se il Movimento 5 Stelle non va al governo. Qui l'unica questione che adesso dovremo affrontare con il Partito Democratico è se siamo d'accordo sul fare le cose per questo paese, che significa anche, e l'ho detto oggi perché a scanso di equivoci, noi non siamo pronti, assolutamente disponibili a rinnegare le nostre battaglie storiche, e loro devono anche prendere atto del risultato del 4 marzo che dice che c'è un problema con la precarietà, c'è un problema con la legge Fornero, c'è un problema con gli insegnanti, c'è un problema con gli insegnanti che fanno 1000 chilometri per andare a lavorare o sulle grandi opere inutili. Credo che nella prossima settimana ci potrà essere un esito positivo nella direzione che stiamo seguendo, che si è conclusa già positivamente con il mandato esplorativo di Roberto. Poi a quello si aggiunge un'altra questione, che è capire se da questo contratto può venire fuori un'idea di paese migliore. Se ci saremo riusciti, potremmo dare la fiducia ad un governo e far partire i provvedimenti che abbiamo sempre sognato. Altrimenti, io sto dicendo si torna al voto, ma per una semplice ragione: non c'è un'ipotesi di governo del Presidente, non c'è un'ipotesi di governo tecnico, quella è un'altra lontana speranza di qualcuno. Cioè, questa cosa non regge, perché né noi e nella Lega siamo disponibili a sostenerle, quindi i numeri non ci sono. Deve essere chiaro questo concetto qui, perché è molto importante alla base anche della nostra prospettiva. Quindi se noi ci metteremo da parte, vorrà dire che si andrà nella direzione delle nuove elezioni. Magari a noi ci avvantaggiano pure, torneremo dai cittadini a chiedergli di nuovo il voto e ci andrà bene, non lo so, forse raggiungeremo il 51%, non lo so, ce la metteremo tutta. Intanto però io non voglio tornare alle elezioni senza dire ai cittadini che ci avevamo provato fino alla fine ad ottenere gli obiettivi che li riguardavano. Grazie.